gioco Alice Bontempi. Alice Bontempi vince Scarpate di Arte 2019! Ecco la vincitrice di Scarpatetti Arte 2019, il concorso che da 22 anni anima la storica contada di Sondrio. Si chiama Alice Bontempi, ragazza di Sondalo, fresca diplomata al liceo artistico di Morbegno. Donato Ciceri si è invece imposto nell'estemporanea sfida en plein air introdotta quest'anno. 22 anni di Scarpatetti Arte, 22 anni di cultura, di incontri in questa bellissima contrada di Sondrio. Prima di tutto quest'anno c'è una novità. Sì, quest'anno la vera novità è il concorso estemporaneo. Prevede la disposizione degli artisti lungo la via e il premio intitolato Città di Sondrio. Ma vediamo che ci sono anche i bambini, i piccoli artisti? Sì, infatti siamo sono proprio davanti alle opere del Pio XII che hanno interpretato, grazie agli insegnanti, delle opere pittoriche. Scarpatetti che cos'è per chi non lo conoscesse? Ma non saprei, Scarpatetti è un mondo di Sondrio, ma è un mondo a parte. Quale sta dipingendo dal vivo in tempo reale una sua opera? Sì, sto facendo uno scorcio di Scarpatetti. Erano tanti anni che non venivo più a Scarpatetti e dopo 20 anni ho voluto riprovare. Cosa di particolare Scarpatetti, secondo lei? Scarpatetti è che siamo in città e siamo, si può dire, in un paese. Ho deciso che una volta compiuti 70 anni mi dedicavo alla pittura, che era una passione da giovane. In un luogo dove la gente si nascondeva durante la Seconda Guerra Mondiale è entrata l'arte. È entrata l'arte e ci si diverte giocando con i colori, dai grandi ai piccini. Qui abbiamo un incontro fra arte e natura. Arte e natura, perché già la natura è un'opera d'arte e quindi poi esprime sempre talmente tanta energia in modi diversi. E c'è chi arriva da Vicenza? Sì, e sono qui per partecipare a questo concorso e come andrà. Questi quadri espressano mia energia, mi maniera di affogarmi e di compartir con le persone i colori. Da Barcellona, Patricia. Tenéis un cielo y unas montañas muy bonitas.